Italo Calvino, la Resistenza, Dante, Malala e il Mediterraneo. È il giorno della prima prova per l'esame di maturità, che ha messo sotto torchio ben 2700 studenti aretini. 6 ore di grande concentrazione, dove i giovanissimi maturandi della provincia si sono dovuti cimentare su argomenti d'attualità, analizzare testi di celebri romanzi e dare il proprio punto di vista argomentando sullo sviluppo scientifico e tecnologico. Il primo vero banco di prova è il primo passo verso l'età adulta, che come sempre ha portato con sé stress, tensioni e notti insonni, ma che anche per quest'anno è già volato via. Io ho fatto quello di storia. Sulla resistenza e c'era un documento di un ufficiale dell'esercito. Che 70 anni di resistenza, sì, per l'Italia, 71 per Arezzo, quindi un tema veramente importante. Sì. Come mai hai scelto proprio di sviluppare questo? Perché mi riescono bene i temi di storia. Italo Calvino, visto che è uscita una traccia anche su di lui. Si era letto il libro, ma non me la sentivo di farlo. Come mai? Perché non mi piacevano le domande che c'erano per fare l'analisi del testo. Allora, ho fatto l'articolo di giornale nell'ambito era storico-sociale, mi pare. Ok. Era sull'immigrazione, praticamente trattava del Mediterraneo, quindi io l'ho collegata anche agli ultimi fatti avvenuti della Francia, che sono le frontiere. Sembrava molto più attuale rispetto a quello di letteratura, quindi ho deciso di fare questo. Sei una delle poche che ho incontrato che ha scelto questo tema sull'immigrazione, anche un po' che poi tocca il tema dell'integrazione. Sì. Come ti sembra la situazione oggi in Italia e ad Arezzo? Ad Arezzo penso che comunque in Italia in generale siamo ancora abbastanza aperti. Forse dell'Europa siamo gli unici che ancora si accoglie qualcuno. Ok. E penso che dovrebbe esserci più collaborazione in generale in Europa. Raffaella, che tema hai scelto per la prima prova di maturità? La letteratura come espressione, come esperienza di vita. Come mai proprio questo? Perché c'erano molti collegamenti con le varie letterature, sia italiane che straniere, e poi perché comunque mi piace leggere, potevo mettere anche un'opinione personale. E Italo Calvino l'avevi letto tu il libro? Sì, l'avevo letto, ma non l'ho voluto fare perché le domande di analisi mi mettevano un po' in crisi, però potevo ricollegare. Però l'ultima domanda potevo ricollegarci anche la letteratura tedesca soprattutto, però erano quelle di analisi che mi mettevano un po' più in difficoltà. E l'ultima traccia invece, che era su una presa di posizione di Malala, insomma un tema particolarmente importante. Anche quello era interessante, poi io ho fatto anche la tesina sull'infanzia violata, però l'ho scartato perché parlava più di un'assenza di educazione, non io mi ero concentrata sulla caduta delle illusioni, dopo avevo paura di far influire troppo la mia tesina in quel tema. Ho scelto la tipologia B, l'ambito artistico letterario, che l'abbiamo scelto un po' tutti, però era sempre sulla letteratura, comunque come esperienza di vita, e quindi uno ci poteva ricollegare tutto. Poi stava bene anche con la mia tesina, perché a un certo punto si parla proprio nella mia tesina di scrittura come modo per prendere consapevolezza della propria colpa, prendere coscienza delle proprie azioni, quindi mi ci stava anche un po'. Ti aspettavi un po' queste tracce? No, in generale niente. Qual è quella che ti ha sorpreso più di tutte, che hai detto qui come facciamo? Forse quella sull'educazione, alla fine non me l'aspettavo granché, però pensandoci magari. Ve l'aspettavate? Eravate preparati soprattutto? No, Calvino insomma non è che si sia proprio fatto, se ha letto comunque qualcosa, però non è che, almeno io non ero proprio preparata a svolgerci un tema. Poi... Domani è la seconda prova. Sì. Meglio, peggio? Spero meglio.